Ed eccoci arrivati ad una nuova puntata del nostro portafoglio personale, quello nostro privato, fatto tutto assieme. Abbiamo fatto l'ultimo sondaggio e nell'ultimo sondaggio siamo andati a scegliere le due aziende del Dow Jones Industrial Average che andranno a far parte di questo portafoglio. A breve vi mostro quali sono le scelte. Sono scelte che in linea di massima più o meno mi aspettavo, anche se non così con tanta differenza. E poi oggi andiamo ad andare a scegliere le aziende del Nasdaq 100, ne sceglieremo tre. Io come sempre ve ne propongo 10 e voglio vedere come andrà a finire qui perché la battaglia sul Nasdaq è sempre agguerrita. Sono 100 aziende, non ho potuto metterle tutte, ho cercato di variare il più possibile fra le varie tipologie di aziende, per cui magari alcune grosse non saranno trovate, anche se sono in questo momento stanno tirando un po' il mercato e l'hype del momento. Forse anche per questo non le ho inserite, perché magari la gente potrebbe farsi trasportare più dal momentum che non dalla vera solidità dell'azienda. Però andiamo a vedere il sondaggio. Prima di tutto, come è andato a finire il sondaggio? Chi ha vinto? Allora, delle 10 aziende che avevo messo a sondaggio c'erano il Dow, c'era Goldman Sachs, Honeywell, Home Depot, Nike, P&G, Procter & Gamble, TRD, American Express, Walmart e Walt Disney. E con quasi il 57% delle scelte, per cui diciamo che quasi 6 persone su 10 hanno scelto Procter & Gamble, mentre la seconda classificata è American Express. 3 persone su 10 hanno scelto American Express, per cui le due aziende che hanno alla fine del portafoglio nostro assieme su eToro, che tra l'altro vi ricordo, se volete guardare o se volete scrivervi il link qui sotto in descrizione, potete vedere che andiamo anche ad aggiungere in questo caso Procter & Gamble e appunto American Express. Adesso andiamo anche a fare gli acquisti assieme, per cui un attimino di pazienza e poi andiamo a vedere le 10 aziende del Nasdaq 100, tra cui andare a scegliere per appunto andare quasi a completare il nostro portafoglio. Vi ricordo che dopo di questo ci sono le aziende del Russell, per cui quella bassa capitalizzazione, media capitalizzazione, e infine andiamo a scegliere anche delle aziende europee nell'ultima puntata e poi andiamo a monitorare, diciamo, questo portafoglio. Tra l'altro poi ne creeremo un altro su un'altra piattaforma, ma quello sarà più speculativo, è un progetto che ho in mente, non andate via. Per cui andiamo a fare gli acquisti del Dow Jones su eToro. Ed eccoci qui su eToro, per cui andiamo a fare queste due transazioni, una Procter & Gamble e l'altra invece American Express. Oggi è domenica, oggi è sabato, sto registrando questo video di sabato, per cui non vedremo, diciamo, in tempo reale gli acquisti. Andiamo a fare P&G. Andiamo a investire, come sempre, stiamo facendo 10.000 dollari, senza take profit e senza stop loss. Impostiamo l'ordine e poi andiamo a fare anche American Express. Altri 10.000 dingheri, no take profit. Impostiamo l'ordine. Ma come sta andando invece il portafoglio? Andiamo subito a vedere. Vi ricordo che c'è sempre quella transazione che non riescono a chiudermi. Abbiamo Microsoft che da quando l'abbiamo inserita sta facendo un più 12,14%. Stagg Industrial, il REIT 8,77%. Realty Income, l'altro REIT 8,68%. Poi abbiamo Google col 7,73%, MPW Medical Property Trust 5,34% e poi fanalino di coda abbiamo Johnson & Johnson meno 1,17% e Omega Healthcare l'altro REIT meno 3,29%. Per cui adesso andiamo a valutare 10 aziende del Nasdaq 100 e andiamo a vedere quali andare a inserire nel portafoglio. Come sempre, visto che non tutti masticano l'inglese, ho fatto l'autotraduzione da inglese italiano da Simply Wall Street. E partiamo subito con Zoom Video Communication. Per chi non la conoscesse, Zoom è un'azienda che fornisce una piattaforma di comunicazione video in tutto il mondo. Praticamente offre appunto di fare queste comunicazioni sia in video che in audio tramite questa piattaforma, un servizio che si basa su un sistema telefonico cloud aziendale e permette anche di registrare queste transazioni in maniera tale che possono essere utilizzate anche come una specie di lezioni online. Integra tutto, video, telefono, chat e condivisione anche di contenuti da fare in live appunto tramite una piattaforma molto interessante e molto intuitiva. Per chi non l'avesse provato, provate a scaricarlo, è molto bello anche da vedere come piattaforma. Andiamo a vedere una valutazione dell'azienda che in questo momento è leggermente sopravvalutata, quasi un 22% in più, però ha delle ottime prospettive di crescita futura. Quasi un 11% in termini di earnings e quasi un 17% in termini di fatturato.
in termini di salute finanziaria è un'azienda molto in salute, ha tantissimi asset e poche liabilities, e per quanto mi riguarda non è un'azienda che per esempio andrebbe nel mio portafoglio personale perché ha zero dividendo. Una seconda azienda che andiamo a valutare oggi invece è Netflix. Beh, chi non conosce Netflix, l'azienda fornisce appunto servizi di intrattenimento tramite una piattaforma on demand su cui sono caricate dei servizi di intrattenimento che sono sia documentari, film o serie TV, e al momento fornisce servizi in abbonamento anche DVD by email in alcuni stati del mondo. Ha 204 milioni di membri a novembre, 204 milioni di membri paganti in 190 paesi diversi, ed è stata fondata nel 97. Come valutazione, l'azienda è, secondo SimpleSuite, leggermente sottovalutata, ha avuto un calo negli ultimi mesi, però ha avuto delle trimestrali molto interessanti ultimamente, per cui è un'azienda che molto probabilmente è leggermente a sconto, anche se costa tanto. In termini di crescita di futura, ha un 22.3% in termini di earnings e un 13.3% in termini di fatturato stimato. In termini di salute finanziaria ha tantissimi asset a lungo termine, però ovviamente l'azienda produce tantissimi contenuti, per cui deve spendere, deve anticipare soldi, però come si può vedere sta praticamente riducendo pian piano la differenza fra debiti ed equity e sta salendo tantissimo la sua salute finanziaria. Dividendo anche questo non ce n'è, azienda molto interessante che mi piace tantissimo. Passiamo all'azienda più conosciuta di tutte, credo Apple. Apple, insomma, non credo abbia bisogno di presentazione, è un'azienda di produzione che produce appunto tablet, telefonini, tablet palmari, computer fissi, computer portatili, costruito anche una serie di servizi attorno a tutto questo ecosistema in maniera tale che poi il costo del prodotto sia sì un punto di guadagno, ma poi tutto quello che è il guadagno circostante sono i servizi e gli accessori legati a questi accesso a queste a queste produzioni. Un'azienda che ha anche un servizio di streaming, Apple TV, nel quale produce anche dei suoi prodotti originali, ma anche una serie di prodotti acquistati sul mercato. L'azienda è famosissima, 147.000 dipendenti, una valutazione al momento che è molto sopravvalutata. Io sinceramente la vedo più sui $120 come valore, qui la danno sui 150 e sui 111, però comunque ci siamo capiti, al momento la vedo molto sopravvalutata. Crescita futura, questa crescita viene vista in negativo per quanto riguarda gli earnings, sia per quanto riguarda la crisi di microchip che c'è stata e comunque dei semiconduttori, ma anche perché è un'azienda molto matura, è cresciuta tantissimo nell'ultimo periodo, per cui per poter crescere ha bisogno di inventarsi, di reinventarsi giorno dopo giorno, e non sempre questo è possibile. Comunque la crescita del fatturato è vista con un 4.4% su base annua. Salute finanziaria, l'azienda ha dei debiti a breve termine al momento che sono quasi in pari rispetto agli asset, però insomma prima che Apple possa andare con le gambe all'aria, secondo me ce ne passa. Offre anche un piccolissimo dividendo, 0.59%, che male non fa, considerato che le aziende più vanno verso il percorso di maturità, più ovviamente tendono a andare a fornire dividendo ai propri investitori. Passiamo a PayPal Holding. PayPal opera nel servizio dei pagamenti digitali e consente pagamenti digitali mobili per conto di consumatori e anche commercianti. È un'azienda che è distribuita a livello globale e le soluzioni di pagamento che offre sono PayPal, quello ovviamente tramite email, poi c'è PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Hyperwallet e iZettle. La piattaforma di pagamento dell'azienda consente anche ai consumatori di inviare e ricevere pagamenti peer-to-peer, prevale fondi sui propri conti bancari e mantenere saldi nei propri conti PayPal in varie valute per effettuare pagamenti, in varie valute in diverse parti del mondo. Offre anche servizi di gateway, nel caso uno sia un commerciante e voglia applicare i propri servizi di pagamento all'interno del proprio negozio online, ad esempio. È una valutazione al momento, in linea col mercato, leggermente sottovalutata, ma la definirei in linea. A livello di crescita futura si prevede un 20% in termini di earnings e quasi un 18% in termini di fatturato. L'azienda sta implementando altre cose, si stava parlando anche di far implementare pagamenti e acquisti su criptovalute, per cui è una qualcosa che potrebbe anche interessare per chi è in quel mondo. A livello di salute finanziaria è un'azienda molto in salute, ha tantissimo cash, ha tantissimi asset e poche liability in funzione di ciò. L'azienda non offre un dividendo, ma è un'azienda growth che tende a investire tantissimo nelle proprie infrastrutture informatiche.
Passiamo anche a un'altra azienda conosciutissima, Amazon, che si occupa ovviamente di vendita al dettaglio di prodotti e consumo online in varie parti del mondo, ma ovviamente anche produce dei prodotti a proprio marchio, tipo il Kindle, il Tablet Fire, il Fire TV, Rings, Echo, e distribuisce anche Kindle Direct Publishing, un servizio che permette agli autori di pubblicare i propri libri, le proprie pubblicazioni direttamente tramite Amazon. Inoltre ha un servizio di cloud riservato alle aziende e fornisce anche servizi di elaborazione dati, archiviazione database e analisi e apprendimento automatico a aziende terze. Inoltre ha dei servizi che si chiamano Amazon Prime, che permette agli utenti di ricevere i prodotti in maniera gratuita in un modo infinito, e inoltre Amazon Prime TV e Amazon Prime Music, che sono due servizi a parte che permettono appunto di ascoltare musica in funzione del pagamento di un canone in maniera illimitata, e allo stesso modo anche video per quanto riguarda contenuti in streaming video. Ha anche un'ulteriore piattaforma che si chiama Audible, che permette di ascoltare audiolibri. Per quanto riguarda la valutazione, secondo gli analisti di Simplicity Street è fortemente sottovalutata. L'azienda ha avuto un calo rispetto a tutte le altre aziende del tech in questo momento, e per molti analisti è a sconto rispetto al proprio, diciamo, a quello che è l'azienda di per sé. Non ci vedrei così tanta sottovalutazione, un 40% in meno su Amazon la vedo un po' difficile. Comunque, a ognuno le proprie valutazioni. In termini di salute finanziaria, è un'azienda che investe tanto, ha tanta salute, ma soprattutto ha tantissimo cash che gli permette di reinvestire e reinventarsi giorno dopo giorno con nuovi servizi. L'azienda non fornisce dividendo, ovviamente investe tutto quello che guadagna, magari delle volte fa buyback delle proprie azioni, appunto per aiutare la crescita del capitale ai propri azionisti in maniera diversa. Passiamo ai microchip, e le metto tutte e due oggi, AMD e Intel, perché ognuno possa scegliere magari tra queste due qual è la preferita. AMD e Intel producono più o meno le stesse cose, ma si stanno diversificando moltissimo. AMD produce prettamente microchip. Ultimamente sono stati lanciati appunto i nuovi microchip della serie Ryzen, ma anche schede grafiche di alto livello, sia appunto per chi gioca, appunto schede grafiche per il PC, ma molte volte queste anche vengono utilizzate per fare del mining nelle criptovalute. Ha una capitalizzazione molto più bassa rispetto a Intel, ma fa parte di quel ciclo che avviene un po' dagli anni 90, in cui Intel e AMD si vanno a alternare, a sorti alterne, appunto come dicevo adesso, per quanto riguarda la fortuna sul mercato. Ovviamente Intel ha avuto più fortuna, perché a un certo punto AMD si è fermata e non ha più seguito la concorrenza di Intel. Per quanto riguarda in termini di valutazione, si tratta di un'azienda sopravvalutata, è cresciuta tantissimo in questo periodo, soprattutto da quando l'anno scorso è uscita la notizia che Intel avrebbe perso la corsa sulla produzione dei nuovi chip, sulle nuove CPU, e ovviamente AMD ha subito questo balzo in avanti, appunto perché AMD era riuscita a invece a introdurre i nuovi processori, le nuove CPU. Per quanto riguarda in termini di crescita futura, è un'azienda che è prevista crescere tantissimo, quasi un 16% in termini di earnings, quasi un 13% in termini di fatturato. Come salute finanziaria è un'azienda molto in salute, ha praticamente zero debito e tantissimi asset, e anche una bella dose di cash. Non fornisce dividendo. Intel, a sua differenza, si sta invece orientando rispetto a AMD su altre tipologie di mercato. Per esempio, da qualche anno ha lanciato appunto tutti quelli che sono gli hard disk a stato solido M2, per cui si sta orientando rispetto a AMD anche su altre tipologie di mercato. Si sta anche orientando sull'intelligenza artificiale, che AMD invece non sta facendo, per cui sta un po' abbandonando la corsa ossessiva verso la CPU migliore, perché vuole un po' diversificare il proprio core business. E da un certo punto di vista la capisco, perché i margini sulle CPU sono molto più bassi rispetto ad altre produzioni. La valutazione dell'azienda è, per quanto riguarda gli analisti di Simplicity Street, molto sottovalutata. L'azienda è scesa tantissimo in seguito a queste notizie, quasi un 40% secondo Simplicity Street. Anche io reputo che il valore sia intorno ai $45-49, mi trovo in accordo su questo. Per quanto riguarda la crescita, proprio per il calo delle CPU non si vede una profonda crescita nel brevissimo periodo su base annuale, né per quanto riguarda gli earnings né per quanto riguarda il fatturato. Qui mi trovo parzialmente d'accordo, perché secondo me, se riesce a entrare nel mercato dell'AI e di tutto quello il core business che si sta allargando,
potrebbe fare degli ottimi risultati. Sinceramente, in maniera personale, fra le due preferisco AMD, ma questa è una mia scelta personale e potrei sbagliarmi. Però, ovviamente, ognuno fa le proprie valutazioni. Salute finanziaria, anche qui un'azienda molto in salute, con una buona dose di cash che copre quasi tutti i debiti, tanti asset, poche liabilities. In questo caso invece l'azienda distribuisce un dividendo di quasi un 3%, il calo di questi ultimi mesi ha alzato il dividend yield, per cui per chi che cerca un'azienda da dividendo che nei propri diciamo, progetti possa anche andare a crescere dal punto di vista del capital gain, potrebbe trovare in Intel un'ottima opportunità. DocuSign è un'azienda che fornisce un software a livello internazionale che permette delle soluzioni di firma digitale elettronica, per cui permette appunto di preparare documenti, contratti e poi gestirli in maniera digitale, firmandoli digitalmente. Fa anche approfondimenti che utilizzano l'intelligenza artificiale e cerca di analizzare accordi in base a concetti e clausole legali, per cui non è solo la firma di per sé, ma a certi livelli permette di fare delle valutazioni di contrattazione molto molto avanzate. L'azienda fornisce anche dei moduli guidati che consentono di compilare moduli complessi tramite un processo di interattivo. È un'azienda che mi piace molto, ha avuto una forte una crescita molto molto importante dal punto di vista di quello che è il business, perché in precedenza era tutto cartaceo, adesso si cerca di eliminare la carta sia per questioni ambientali, ma anche per molte persone, per molte aziende, per questioni di costi, perché comprare carta e stamparla costa. E questo permette appunto a queste aziende di andare a aumentare la propria quota di mercato in un mercato che di per sé sta cominciando a crescere adesso. Valutazione che è fortemente sopravvalutata perché gli investitori hanno visto molto prima, diciamo, hanno visto sul mercato l'azienda come una possibile crescita prima che questa facesse i fatturati. In termini di crescita futura, comunque si prevede che cresca tantissimo nel futuro. Quasi un 103% per quanto riguarda gli earnings e quasi un 26% in termini di fatturato su base annua. Salute finanziaria che è, diciamo, in pari in questo momento, l'azienda ha investito tantissimo, investe giornalmente, però ha tantissimo cash che per cui la mettono al riparo da eventuali situazioni di emergenza. L'azienda non distribuisce dividendo ovviamente perché, come dicevo prima, investe tantissimo. Siamo arrivati quasi alla fine, mancano due aziende. eBay, per chi non lo conoscesse, ma penso che quasi tutti lo conoscano, è una specie di mercato digitale. Su eBay è una piattaforma che si può acquistare e vendere prodotti sia sotto forma di asta, sia sotto forma di compra subito, per cui con un prezzo fisso. È una piattaforma che opera in tutto il mondo e gestisce anche dei canali di pagamento diversi. In passato era anche proprietaria, diciamo, era anche in accordo con PayPal. Da una partnership molto molto importante è chiusa, questa partnership non c'è più, però adesso è una partnership strategica con Baidu per trasformare l'industria delle tastature pesanti. Un'azienda che è stata formata nel 1995 ed è passata da un'azienda di semplici aste online ad essere anche una specie di negozio per molti negozianti che vanno a mettere su eBay anche il proprio negozio fisico in maniera digitale, in maniera molto più economica rispetto a quello che potrebbe essere crearselo da solo, magari per esempio con Shopify o con altre integrazioni, per esempio WooCommerce con WordPress. In termini di valutazione, l'azienda è sottovalutata e sono convinto che questo sia vero perché molte volte questa azienda viene bistrattata e sta lì nel Nasdaq 100, ma non tutti la calcolano, non tutti la prendono in considerazione, si parla sempre dei grandi nomi. Ma secondo me ha delle forti prospettive di crescita. In termini di earnings, secondo gli analisti ha quasi un 10% e un 3,6% su base annua per quanto riguarda il fatturato. In termini di salute finanziaria, è un'azienda sanissima, ha tantissimi asset rispetto alle liabilities, e in termini di cash, ha tantissimo cash che vanno appunto a occupare quelle preoccupazioni che potrebbero essere per quanto riguarda il ratio fra debiti ed equity. Dividendo piccolissimo. L'azienda l'ha introdotto, è quasi un 1%, non fa mai male per un'azienda che in questo momento va su e giù e potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro. Ultima azienda, credo che tutti se la stessero aspettando, Facebook, sono uscite le trimestrali da breve.
È un servizio che cambierà nome, Meta, andrà diciamo, a divenire un servizio integrato maggiormente fra tutte le varie tipologie di servizi che Facebook va ad offrire. Abbiamo WhatsApp, abbiamo Messenger, abbiamo Instagram, abbiamo la Oculus, tutta la realtà diciamo artificiale. Facebook sta investendo tantissimo sulle nuove tecnologie. Un'azienda che piace a tanti, un'azienda sanissima, che però ha molti problemi di privacy, per cui qualcosa che va valutato nelle proprie, diciamo, valutazioni dell'azienda per capire se questa possa essere impattata tantissimo da queste notizie in futuro. In termini di valutazione, secondo gli analisti, è molto sottovalutata, dovrebbe valere molto di più. Non so se sia il 55%, mi sembra un po' troppo, però ognuno fa le proprie valutazioni. In termini di crescita futura si prevede un 12% in termini di earnings e un quasi 15% in termini di fatturato su base annua. Salute Finanziaria è un'azienda sanissima, ha tantissimi asset e pochi liability e ha anche tantissimo cash. Questa è una delle migliori situazioni che abbia mai visto in termini di equity debit ratio. Praticamente non ha debito, non ha bisogno di andare a finanziarsi esternamente. L'azienda non fornisce dividendo, se ne parlava in passato che magari possa andare a introdurlo per attirare più investitori, ma ovviamente non è il caso in questo momento. Bene, queste sono le 10 aziende che ho presentato per il Nasdaq 100. Lascerò come sempre il link qui sotto di Telegram per il sondaggio. Sceglietene 3, date le vostre preferenze e poi andiamo a inserire 3 di queste 10 aziende nel nostro portafoglio assieme. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella delle notifiche se siete nuovi e ovviamente se i contenuti di questo tipo vi piacciono, un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube che tanto male non fa né a me né a lui. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!